che lo spettacolo abbia inizio le semifinali di Superlega, 4 regine per uno scudetto. L'investimento maggiore lo ha fatto Perugia, portando in Italia il cubano naturalizzato polacco Leon, quasi 1 milione di euro a stagione. La Coppa Italia è arrivata, ma la Champions League no, primo obiettivo degli Umbri. Rimane il tricolore, anche se nella prima sfida Perugia dovrà giocare senza il bomber serbo Alec Atanasievic, squalificato dopo l'esito del ricorso, per una giornata. Di fronte Modena, come la semifinale di Coppa Italia quest'anno, come la finale scudetto del 2015. I gialli di Julio Velasco, guidati da Ivan Zaitsev, hanno ritrovato la forma giusta e soprattutto il palleggiatore titolare, l'americano Micah Christensen. Nella trasfida Trento, la seconda della regular season, che avrà quindi l'eventuale bella in casa, potrà contare su un maestro in panchina, Angelo Lorenzetti, e su un gruppo, con Simone Giannelli al comando, unito e senza paura, che va da Luca Vettori al serbo imprevedibile Uroš Kovačević. L'avversaria Civitanova, in grande crescita, zeppa di campioni, rivitalizzata da coach Fefe De Giorgi, è galvanizzata dalla finale trovata in Champions League con Bruno in regia e una schiera di attaccanti infallibili, Sokolov, Leal e Juan Torena, sa di dover tornare al più presto ad alzare trofei.